another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Men put their hands together, their souls together, and brought me with them. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you have the time of your life. Life is good, life is sweet, and I thank each and every one of you from the bottom of my heart. La vita è bella, la vita è dolce, vi ringrazio dal più profondo del mio cuore. La canzone parlava di un ragazzo partito da lontano e il cantante sperava che avesse avuto the time of his life, la miglior possibilità di vivere bene la sua vita. Credo che valga per Mr. Jerry Bass, partito dal Wyoming e arrivato a inventare i Los Angeles Lakers, una squadra rappresentata oggi da Kobe Bryant, che prende il campo per ricordare il suo proprietario. On Monday, we lost what we all know to be the greatest owner in sports. Lunedì abbiamo perso il più grande proprietario di sempre nella storia dello sport professionistico. He was a brilliant, brillante owner, but he was even a better person. Come proprietario, ma anche meglio come persona. Un grande cuore. His vision has transcended the game. La sua visione ha superato, ha trasceso il gioco. All spoiled. Siamo stati tutti viziati dalla sua visione, dalla sua volontà di vincere anno dopo anno dopo anno. And through our years being here at Staples Center, the one thing that we could always count on was the great Dr. Jerry Buss. E la cosa su cui potevamo contare in tutti questi anni allo Staples Center era Dr. Jerry Buss, che ci guardava da lassù, dal suo box, dalla sua poltrona. I'd like to ask all of you to please join us in a moment of silence. E adesso vi chiedo per favore di unirvi a noi in un momento di silenzio per ricordarlo. The real purpose of what I do was to try to have the city totally involved and identified with it, and I wanted that. When you think LA, oh wait, that's where the Lakers plays. Lakers, Lakers, that's what I wanted. Quello che ho cercato di fare è stato far identificare tutta la città nel concetto dei Lakers. Ah sì, Los Angeles, la città dei Lakers. Questo era, non più è, da lunedì, Jerry Buss. Questa è la sua famiglia, Jeannie and Jimmy. Naturalmente ne parleremo, perché il futuro dei Lakers passa da questa signora bionda e da suo fratello, responsabile della parte tecnica assieme a Mitch Kupchak, Flavio Tranquillo, Federico Buffa. Un Lakers Celtics diverso, intenso, enormemente particolare ed enormemente sentimentale. 3 ore prima della partita, sulla stessa rete ESPN che trasmette queste immagini, Magic Johnson è scoppiato a piangere in diretta, e per una volta erano lacrime autentiche del miglior amico dell'ex proprietario ormai dei Los Angeles Lakers. E l'uomo che Jerry Buss ha voluto di fianco a sé nelle ultime ore della sua vita, se n'è andato per un problema ai reni, ma ovviamente per un tumore, nell'alba di lunedì scorso, figlio della Grande Depressione. Il ragazzo sapeva come emergere, l'uomo sapeva come fare la differenza. Se n'è andato con un solo rimpianto: che quelli verdi avessero vinto 17 titoli e quelli gialli ne avessero vinti 16, perché in campo stasera ci sono la metà dei titoli assegnati nella storia dell'NBA. Perché, come dicevamo in precedenza, al Cedar Sinai, nel centro di Los Angeles, dove è mancato Jerry Buss nell'alba di lunedì mattina,
Il dottore ha voluto Magic Johnson, il suo giocatore. Il suo giocatore, il ragazzo che ha fatto arrivare a 19 anni a Los Angeles lasciando la famiglia nel Michigan, e gli ha detto: ti faccio io da papà. Papà divertente, bisogna dire la verità, papà che ha creato anche qualche problema, perché ha raccontato Magic proprio prima di questa partita tre veterani, e io scommetto che uno di quei tre era Kareem Abdul-Jabbar, gli ha detto: ragazzo, guarda che i giocatori non vanno in giro con i proprietari nell'NBA, perché questa è una regola non scritta che non si viola nello spogliatoio. Magic, questo è un fallo in attacco, ragazzo di una certa personalità, ha detto: amici, io faccio come mi pare e a me pare di andare in giro col proprietario, e andava in giro col proprietario. Il racconto in queste ore è: ci facevamo dei biscotti al cioccolato, andavamo al cinema, andavamo a ballare, secondo me poi dopo il ballo si faceva anche qualche altro ballo, però ci siamo capiti, con il massimo rispetto. Sì, anche perché diciamo tra le doti del dottore c'era quella di una certa qual attrazione verso le giovani femmine, diciamo quelle che da un quarto d'ora avevano raggiunto la maggiore età.